Salve a tutti, benvenuti a Mango Italiano. Siamo Fabio e Marco e oggi andremo a preparare culurgiones tradizionali della Sardegna. Per la pasta utilizzeremo 300 g di farina 00, 200 g di semola di grano rimacinata, 15 g di olio, 290 g di acqua e sale quanto basta. Mentre per la farcia utilizzeremo 100 g di ricotta vaccina, dell'aglio, limone e timo, 500 g di gamberi freschi, mentre per guarnire il piatto utilizzeremo della bisque preparata fresca e del purè di piselli. In un recipiente unire tutti gli ingredienti partendo dalla semola, poi la farina, poi il sale, un pizzico di sale, l'olio e infine l'acqua a temperatura ambiente. Una volta aver unito tutti gli ingredienti, mescolare con una forchetta unendo tutto il composto. Una volta il composto è pronto, metterlo in una spianatoia e lavorarlo per 2-3 minuti fino ad ottenere un composto bello liscio e unito. Una volta aver ottenuto questo impasto, avvolgetelo con della pellicola e conservate in frigo per circa 30 minuti. Nel frattempo passiamo alla pulizia del gambero. Per prima cosa separate la testa dalla coda e poi eliminate il carapace staccando con le mani. Infine incidete il dorso ed estraete delicatamente il filo nero, ricordando di separare carapaci e teste in un recipiente, la quale verranno utilizzati per creare la salsa bisque. Ora andiamo a tagliare i gamberi grossolanamente. E ora andiamo a vedere come preparare la farcia. Allora, in una ciotola versare tutti gli ingredienti precedentemente preparati, iniziando con la ricotta, il sale e il pepe. Poi aggiungiamo la scorza di limone grattugiata, l'aglio tritato e le foglie di timo, spezzettate manualmente. E infine i gamberi. Mescolate amalgamando tutti gli ingredienti e infine coprite con la pellicola e tenete in frigo. Ora, con una macchina per tirare la pasta, tirare la pasta dallo spessore più largo fino al penultimo, fino ad ottenere un rettangolo dalla forma esatta, ricordandoci di tenere l'eccesso sempre coperto con la pellicola in modo da non farlo seccare. Infine, con un coppa pasta largo 9 cm, formare dei dischetti. Ora prendete un dischetto. Nel mezzo posizionate l'impasto che avrete ripreso dal frigo, pigiate delicatamente in modo da appiattire leggermente il composto e pizzicate la base. Dopodiché dovrete pizzicare con le dita, raccogliendo l'estremità e portandola al centro e ripetendo lo stesso movimento. Fino a chiudere l'altra estremità. Ottenendo così la classica chiusura a spiga.
Continuate così con tutti gli altri dischi fino ad avere i vostri culurgiones pronti per la cottura. In una padella versate la bisque precedentemente preparata e ridotta a piacere e portate all'ebollizione. Cuocete i culurgiones pochi alla volta in acqua bollente e salata per circa 5-6 minuti e poi, come gli gnocchi, quando saliranno a galla potete scolarli. Impiattate e condite a piacere. Noi vi abbiamo proposto due tipologie di impiattamento.